La battaglia contro il cyberbullismo, migliaia di giovanissimi hanno partecipato ad un'iniziativa organizzata proprio sul web. In quel periodo ho versato molte lacrime, era un periodo bruttissimo per me e ci sono stati momenti in cui magari lo trattenevo, ma momenti in cui proprio mi lasciavo andare e facevo un fiume di lacrime. Alessia è una ragazza vittima del bullismo in rete. La sua storia, come quella di tanti altri giovanissimi, è stata centro di una giornata di riflessione su come usare internet in modo sicuro, alla quale hanno partecipato, collegati in streaming, oltre 250.000 studenti di 3.000 scuole, evento culmine della campagna Cuori Connessi, promossa dalla Polizia di Stato e da Unieuro, che distribuirà gratuitamente nei suoi punti vendita il libro con le storie di chi è finito nelle trappole della rete ed è riuscito ad uscirne. Il web è una grande conquista di libertà, ma può essere anche un pericolo, soprattutto per chi immagina di essere nella condizione di poterlo dominare quando troppo spesso invece si è dominati. Un'azienda come la nostra si deve fare responsabile anche di quello che, dei prodotti che vende. Noi vendiamo centinaia di migliaia di prodotti, smartphone, tablet, PC, e credo che il portare a un uso responsabile di queste tecnologie qui sia all'interno del DNA della nostra azienda. L'evento, insieme a tante iniziative rivolte ai ragazzi e alle loro famiglie, si è svolto in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete, promossa dalla Commissione Europea e sostenuta dal Ministero dell'Istruzione nell'ambito del progetto Generazioni Connesse.